Buongiorno! Ciao Mike, ben rivisto, come stai? Ben rivisto a te, Vincenzo. Sempre un piacere. Ci ritroviamo casualmente per questo rituale di inizio vendemmia. Ti ho detto che abbiamo raccolto già lo Chardonnay, è in piena fermentazione, siamo circa al 50% di fermentazione svolta. Ed è sempre un piacere averti qui per avere un tuo giudizio e un tuo consiglio. Sai benissimo che la Forte è un nostro partnership proprio in fermentazioni, ci trova molto bene con i nostri prodotti e tu sei uno dei responsabili più importanti di questa bella azienda che ci affianca ogni anno nella vendemmia. Mike, ho piacere di avere un tuo giudizio su questo Chardonnay in piena fermentazione. Porteremo dentro il pecorino in settimana, anche di quello che pensi, visto che giri un po' tutta Italia, di come si prospetta quest'annata 2022, soprattutto per i bianchi e rosati per il momento. A te il piacere di darmi un giudizio e un consiglio di quello che può essere la vendemmia 2022. Allora, andiamo a assaggiare questo Chardonnay. Come sempre, Vincenzo, ti devo fare i miei migliori complimenti, perché veramente riesci a tirar fuori da questi due veramente un'esplosione aromatica veramente molto molto interessante. Quest'anno devo dirti che, a differenza dell'annata 2021, posso dirti che c'è un'intensità sicuramente maggiore. E mi stai dicendo che stiamo ben oltre la metà fermentazione, sì. Per cui i profumi sono molto netti. Ecco, tieni presente che abbiamo avuto sì una stagione abbastanza calda, però ci sono state delle belle piogge nei momenti cruciali, subito dopo la fioritura. A giugno abbiamo avuto quasi 100 mm d'acqua, questo ci ha permesso di superare tutto quello che è stato giugno e luglio abbastanza agevolmente, e poi dopo intorno ai primi di agosto un'ulteriore pioggia con un abbassamento delle temperature, quindi una bella escursione termica giorno e notte. Quindi mi confermi, insomma, che questo andamento climatico sicuramente ha avuto una ripercussione importante sulla vita. Anche dai profumi escono fuori questi sentori di frutta pasta gialla, quindi sicuramente è quello che si riscontra moltissimo, il sentore di ananas maturo, pesca gialla, banana, la mela. Veramente, come ti ho detto anche l'altra volta, quando sento più Chardonnay mi sento di mettere il naso su un vassoio di macedonia. Veramente questa espressione di frutta, ma molto molto netti, proprio riesci a identificarli molto bene. E non si percepisce assolutamente che, nonostante veniamo da un'annata molto calda, anche essiccitosa, però l'espressione aromatica che si sente durante la fermentazione di questo vino, posso dirti. Sì, è l'impressione che ho avuto pure io, cioè sentendo un minimo all'inizio queste fermentazioni, i profumi che vengono fuori, dall'idea di una vite, di un vigneto che non ha subito lo stress, assolutamente. E le foglie poi lo confermano, siamo riusciti a mantenere tutta la massa fogliare efficiente, verde fino alla prima foglia. E quindi probabilmente l'importanza di fare un bellissimo lavoro in vigna prima che incandita. Assolutamente, Vincenzo, e se questo è il buongiorno, speriamo, dai. È sicuramente un ottimo inizio, come sempre uno Chardonnay dell'azienda Vivale Bordoni di... E assaggialo, vediamo qua un giudizio, ci tengo ad avere un tuo giudizio anche. Ecco, la freschezza che esce fuori anche dalla bocca, insomma, una buona sapidità. Quindi un mosto molto ricco anche dal punto di vista salino, proprio si percepisce questa bella serenità che lascia in bocca, è la bocca molto pulita, e questa nota sempre di questa frutta, di queste note di ananas, come ti dicevo prima, di mango anche, che si percepiscono in bocca. È una cosa molto importante, non avverto nessuna nota di frutta cotta, nel senso che l'uva si sente che è stata raccolta in un momento opportuno. E non si percepiscono, diciamo così, note di evoluzione, per cui non so, quelle note un po' mielate che a volte possono venire fuori, ma assolutamente no. Qui quello che viene fuori è la freschezza e la croccantezza per cui ti faccio come sempre il mio migliore. Sì, no, siamo prossimi sul pecorino. Considerando che veniamo da un'estate molto nuova, dove veramente le temperature di giugno e luglio sono state molto, molto torride. E soprattutto anche alla sera. Forse qui in Abruzzo abbiamo avuto il vantaggio che ci sono stati questi venti da nord che magari alla sera hanno un po' mitigato. Esatto, rispetto all'annata 2021-2020, alla sera insomma questi venti freddi hanno permesso un po' al vigneto di respirare. Però in tutta Italia, posso dirti, soprattutto per le mie zone di competenza, nel centro-sud Italia,
soprattutto questi primi mostri che stanno venendo fuori, ci fanno ben sperare per un'ottima annata 2022. Guarda, io l'impressione che ho avuto, è presto per dare un giudizio, per fare qualsiasi previsione. Io è presto per fare una previsione, perché sai benissimo che non vengono tutti in campagna, e soprattutto per quello che è il Monte Cruciano, nella tipologia Cerasuolo, e questi sono i giorni più importanti, le escursioni termiche, l'acqua che ha avuto. Però se posso forse sbilanciarmi un po', penso che l'annata 2022, basandomi su quello che è il primo racconto che ha lasciato lei, che fa un po' da apripista, che dà un po' la direzione, diciamo, la barra, posso sbilanciarmi dicendo che penso che forse i vini, parliamo di bianchi e rosati, certo, in questo momento, quindi c'è la Sol, Pecorino, Trebbiano, le tipologie, diciamo, vinificate in bianco, quindi bianchi e rosati, se posso provare a sbilanciarmi, penso che l'annata 2022 forse è un'annata con maggior freschezza, con profumi più freschi, più intensi, forse anche più bella dell'anno scorso. Se questa è quella l'idea che mi sono fatto, non ti nego che per me questo è un periodo un pochettino di ansia, perché sai, siamo prossimi alla vendemmia, ogni giorno che passa aspettare il giorno dopo, due giorni dopo, ti mette ansia perché vorresti averlo dentro per sentire, però bisogna fare ancora un po' di sacrificio, aspettare qualche giorno. Ti dico, non vedo l'ora di portare dentro il pecorino, ma soprattutto poi tu sai che qui in questa cantina il punto di forza è il Cerasuolo. L'anno scorso abbiamo fatto bella prova con il lievito che mi hai portato, sempre dalla Lafforte. I clienti sono impazziti, ma quest'anno sicuramente faremo molto più prodotto con quel lievito. E se le premesse sono queste, secondo me avremo anche dei prodotti ancora più interessanti. No, ma veramente su questi primi 15 giorni di fermentazione che sto vedendo in giro per l'Italia, posso dirti che... Quindi è una tendenza generale, esatto, diciamo. Anche i mostri si presentano anche più freschi, diciamo così, meno, insomma, uve, meno forte rispetto a... Sì, hanno avuto forse un colore, esatto, minore di acidità nella fase di maturazione, sì, l'ho notato pure io. Ma ripeto, soprattutto grazie alle temperature un pochettino che adesso sono tornate, esatto, esatto, soprattutto anche in norma quel periodo. Esatto, nel periodo, diciamo così, dall'invaiatura e andando in avanti, alla sera ha permesso, diciamo così, sì, alla vite di portare queste uve in un ottimo stato di maturazione. Vedendo anche alcuni vigneti, insomma, come dicevi tu, uve pecorineo, Trebbiano, Montepulciano sono in un ottimo stato di insomma, dal punto di vista fitosanitario. Credo anche non ci sono attacchi che ci fanno. Per cui credo che siamo anche un po' in anticipo con la maturazione, quindi quei 5-6 giorni di anticipo, esatto, penso che se non succede qualche cataclisma, ecco, ce li porteremo tranquillamente fino a vendemmia, questi 5-6 giorni di vantaggio, di anticipo. Va bene, ma con inizio ci siamo. È sempre un piacere, ti aspetto per sentire anche il pecorino, poi c'era solo, sai quando ci tengo sul Cerasuolo, eh? Ok. Saluto tutti i miei amici che ci seguono, che mi chiedono sempre di essere aggiornato, ringrazio Mike per la visita sempre piacevole, per il supporto che dà a questa azienda, e ci aggiorneremo presto con il pecorino e poi con il Cerasuolo. Buona giornata, ciao ragazzi, ciao. Ciao.